Raccontaci come è nato il tuo film. Bettina era la mia bidella delle scuole elementari. L'ho vista dopo circa 7-8 anni in un tabacchi. L'ho vista e ho detto, ma è lei, è la mia bidella? Era lei e mi ricordavo che lei aveva questa passione sfrenata per Padre Pio. E da là mi è venuta questa cosa, ma fammi domandare, fammi capire se è continuata questa passione. Ora lei fa miracoli, guarisce tumori, malattie, si spaccia per la santona del mio quartiere. Poi ci ho parlato diverse volte, sono andata a casa sua, c'ha questo santuario praticamente con Padre Pio, con mille santi, lei che va in Pietrelcina, Giovanni Rotondo, fa un sacco di giri e va sempre, quando viene chiamata, va sempre a casa della gente che la chiama per farsi guarire, per delle preghiere, anche degli esorcismi. L'ho voluta seguire per capire anche cosa c'era prima di questa scoperta di Padre Pio, un po' la sua vita, un po' quello che ha fatto prima, il fatto che sia vedova e tutte queste cose. Poi lei è un personaggio che già la visione mi inquieta per strada, quindi dovevo per forza parlarle, dovevo capire che caspita faceva.